ferma una a fumare con le cose sotto la finestra mia aperta. Il gatto, la macchina scesa. Back. I've got some jobs ready for you. Gathered a list of other hunters asking for help. Ora penso che sapevo ciò. Pensavo ciò. Uccio, non c'è, è uscito. Uccio non c'è. È uscito, dove è andato? È uscito, via. È buggato Uccio. Vabbè, è caduto nel tempo. Ora Uccio, è caduto nel tempo? Oh cazzo, se posso. Non so. Rapido.
No, pezzo di merda. Mi aspetto con te. Ma questo non mi aspetto con te, questo pezzo di merda. No, mi aspetto proprio la luce lì, non questo torre. Aspetta che la luce un po'. Pezzo di cosa? Ma si fa così 4, 5, 6 e va. La macchina arriva. Allora, però il suo 3, 8. Ok, si va. Vediamo dopo. Dove è uscito? 5, 6, 4, 5, 6, sta che si prova. Luce nuova, ok, spero ci sono. Eredita come ma fango, ma fango.
tentatività, che sta a fare, che sta a fare. Spirito, sei qua? Spirito, scrivi sul libro, scrivi sul libro, spirito, mi scrivi sul libro, spirito, sono uomo, donna, piccolo, bambino, nano. Pino, sono amico di Pino, mi rispondi? Pronto, mi rispondi? Mi rispondi, pronto, mi rispondi? Pezzo di merda. Quanto casino sta facendo? Educato. Abbiamo solo delle cazzo di sfere di merda. Muy mal. Andiamo con le vere. Ma l'altro no, se c'è il video. Ok, stai qua. E anche nel processo ho capito. Pezzo di merda, dove sei? Ok, aperto la porta, vediamo quei blosti. Andiamo sulla porta qua. Eccola qua la manina, è bella. È la manina, c'è la manina, c'è la manina. Che roba questa c'è? Ok, impronte digitali. Non pare che non ce l'ha, però.
dai. Cazzo di merda. Spirito, scrivi sul libro, te lo tiro. 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 La fa pure. Lanciato. Porca troia, non c'è qualcosa. Porca puttana. Portiamo lì la banda lì. Non più tanti lì. Tanti auguri a te. Vuole fare me, fare me. Qual è? Oh. Ho tirato quell'altro libro, sto scemo. Sto scemo. Ino Mime. Ma quel in Giappone quel gioco è uscito? No, deve uscire mi sa a fine mese. Ma vediamo completamente se c'è. Fare una foto al candelo. Aspetta il candelino. Bravo ragazzo. Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, e ora levati a cazzo. Sono direzionato, devo fare porca puttana. C'è di nuovo di merda, c'è di nuovo di merda. Aspetta, oh come lì. Non ci passa troppo bene. È molto silenzioso lo bacchino. Lo bacchino. Dove? Sì. Tra un po'. Ok, 4-8. Vediamo se ho preso.
Welcome back. I've prepared some jobs for you. Oh! Ucciofobia! Ragazzi, qua. Ciao Vino! Ci vediamo stasera. Da 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 da. Uccio, uccio, uccio. La Sicilia, è la Sicilia, è la Sicilia, è la Sicilia. Adesso c'è la luce, si cazzo. Ma cos'è sto rumore là? Fino a che si sta facendo la... Puccio, come ti vanno le cose? Come ti senti? Di merda. Di cacca? Sì. Devo ancora fare un po' di visite. Questa cura di cortisone di merda. Bagno. Vedere?
niente per andare le mani. Ok, chiudiamo le panne. Gradi, 5 gradi 4, 4 gradi 0, e qua sono 7, e qua sono 7, vero? Deve essere lavati? Deve essere lavati, non so. Questo cazzo di ossa non lo trovo. Oh, no, non ci posso credere. Okay. Eccola qua la manina. Ciao Marina, ciao Marina, ciao Marina, guarda come ti diverti. Allora poi 14, l'unico punto che funziona è il bagno, certo che congelo. No, non c'è più, dove cazzo è andato? Andato via, ha sentito, ha finito di cagare. No, ti ha detto, ti ha salutato, tu non l'hai cagato. No, ma io sto dicendo il bagno qua, lo spirito. Ah. No, 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 parlavo qua dello spirito, perché prima era qua e adesso dove cazzo è andato. Vediamo se viene qua. Comunque il bagno, anche un certo quadretto lì davanti. Pezzo di merda, mi ha staccato il contatore. Pezzo di merda. Allora, mettiamo questo in un accesso. Guardo la vita dentro un cesso, lo spirito. Ma io riesco a mettere la tua vasca da bagno? Proviamoci. No, mi sa di no. Ci provo. L'ho messa appeso. Che bello. Mettiamo le due. Così lui chiepeteam. Chiepeteam. Vediamo se cosa c'è di buono, di bello, di bello, di buono. È troppo alta però, cazzo. Vedo cazzo. Ho messo una videocamera altissima. Ho messo sopra la vasca a bagno. Me lo sono fatto. Io questo cazzo che lo vedo. Deve essere un gigante per vederlo. Lo spirito gigante. Porca puttana. Vai, spiritello. Che cazzo è questo? Prova a scappare vento, non ci passa, che andiamo un po'. Ok, qua dovrebbe guardare il processo. No, 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 pezzo di merda, ho fatto cagare, cagato tutto cagato. Bastardo. Faccio vedere io chi comanda qua. Ok. Fare il duro? No, no, no.
Perché mi ha chiuso la porta? Che non vedo cazzo. Spirito, sei qua, come ti chiami? Quante ne hai? Mi scrivi sul libro? Scrivi sul libro per favore, scrivi sul libro per favore, scrivi sul libro, te l'ordino, scrivi sul libro, sotto. Uomo, bambino, piccolo, nano, da giardino, come ti chiami? Quante ne hai? Ma fa culo. Pronto. E ti chiudo la porta. Ehi, non siamo le cose. L'hai annunciato? La cassa è annunciato? Non abbiamo neanche una breata prova del cazzo. Da poco quello vuol dire. Sare niente. E vuol dire l'omino, l'omino, l'omino. Ok, l'omino. Un'altra macchinetta fotografica. Oh, ce l'ho il quadretto di... il signor Mime per terra, del gattino. Oh cazzo. È stato Mime a lanciare le cose. Lo spirito di Mime. La mano. La mano. Ok. Ma finalmente una cazzo di prova, va a fare lo spirito di me. Digitali. Rischiamo un incenso, va qualcuno. Tipo la minchia aperta, questo pezzo di merda. Questo pezzetto di merda. Adesso entra pure la retta. Lo sponsetto. Una retta. Cinque, no? No, no. Ecco lo sport, 5, 5, 5, 5. E spiegato la porta, stanno. Che cazzo c'è fuori casa? Fuori casa, perché suoni? Testa di cazzo.
Deve essere mai. Proviamoci. Welcome back. Ma proviamo che ho finito ma c'è lui certamente. Beh,
Ma perché? 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 Recuerda a nuestros espectadores que las puertas del estadio se abren dos horas antes de cada partido para su comodidad. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo la che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. De Pai! Pazzesco! Ed è subito spettacolo! Che gol! Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola! È quello che fanno i grandi campioni. Mi ha rotto il cazzo. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Il Salerno si trova già in svantaggio. Pessimo inizio. Palla filtrata per Neymar. La gioca sulla destra. Morata, opportunità. Beh, non è stata certo la miglior giocata della sua partita. Palla filtrante per Griezmann. Va a concludere. Hermoso. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'intenzione. Tenta da lontano. Llorente. C'è l'opportunità per il contropiede. Occhio che prova da fuori. Prova il tiro al volo. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Llorente. Coche. De Pai. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Occasione per il contropiede. No, non l'ho preso. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole, bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Qui può partire il contropiede. Tenta di calciare. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Palla filtrata per Griezmann. Koke. Scaglia il più lontano possibile. Dunque, rimessa laterale. Llorente supera il diretto avversario. Non riesce a mantenere possesso. Si avvicina alla porta.
Messi. Porca. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Aveva fatto tutto bene, forse però è arrivato un po' stanco quando ha tirato. Cercano l'azione veloce, palla filtrante per Griezmann. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Spazza il più lontano possibile. Lemar. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Morata, opportunità. Buona la sua progressione, palla al piede. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Grande prova di forza. Palla filtrante per Griezmann. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Depay. Poi si allunga e trova la palla. Opportunità di ripartire. Depay. Neymar. Pericolo. Koke. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Lemar. Ecco Griezmann. Griezmann! Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Finisce sul referto dell'arbitro con una ammonizione. No, proprio niente. Carrasco. Decide di non rischiare. Vede la porta da qui, occhio che tira. Bel tiro, ma sul portiere. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Sì, nel secondo tempo. E si ricomincia a giocare. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare. Messi! Altra chance! Oh. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Era un'occasione ghiotta, Fabio. Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Niente lei. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Ci prova. Un'altra conclusione. No. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Stefan Savic. Griezmann.
se ne va. Ottima progressione, palla al piede. Griezmann, non si passa, si esprime in un buon intervento. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Neymar. No. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Oh. Oblak interviene comodamente. Stefan Savic. Palla filtrante per Griezmann. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Tapia. L'assistenza a este partito evita ogni pericolo per il momento. Ecco Morata, prova il tiro. Provano a partire in velocità. Andiamo, si vince, si perde, Uccio, spreggio. Costringe l'avversario al fallo. Si vince? Sto perdendo. Per un gol di merda. Perché sono andato a vedere le postazioni, questi mi hanno segnato. Ma l'hai messo in pausa? Pensavo che era in pausa. Opposizione fondamentale. Sai. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Invece no. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. C'è l'opportunità per il contropiede. Witzel. No. Griezmann. No. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Occhio perché ci prova. Ecco un'occasione di contropiede. Witzel. Depay. È riuscito a passare. Dalla distanza. Qui può partire il contropiede. Stefan Savic. E passa. Ci prova. È una grande occasione fallita questa. Potevano pareggiare. Questo potrebbe rivelarsi un momento fondamentale della partita. Avevano davvero bisogno di quel gol. Pareggiato? José Jiménez. Witzel. Llorente. Palla a Koke, si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. José Jiménez. Witzel. Prova a giocarla in profondità. C'è spazio, occhio! L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Cosa pensi che tutti sono come la chiappa viva, il bidone? Jordan Henderson prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cerca il tiro dalla media distanza.
pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Sì. Ha forzato il tiro, sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Se ne va, supera il diretto avversario. Rubare palloni così non è mai un caso. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. E il portiere la fa sua. Tenta. Via, via, via. È finita. Ci hanno provato fino in fondo. Hanno sfiorato proprio nel finale il gol del pareggio, ma non ce l'hanno fatta. E certo, poteva andare in maniera diversa. Hanno pagato la loro sterilità offensiva. Una prestazione deludente la loro. Dopo aver subito il gol nel primo tempo, non hanno dimostrato la capacità di reagire. Non lo so. È finito il tempo a nostra disposizione. Grazie. All the things around me surround me like I'm a big deal, but then I look around me, no one's around me, what's a big deal? Trying to talk to you, man, but we speak in different languages. And still to this day we haven't had that conversation. I'm sorry, you're still waiting. Se vuoi qualche consiglio dimmelo, Uccio, eh? Se vuoi qualche consiglio dimmelo. No, adesso devo imparare la vita dove stai. Secondo me ti fai gli allenamenti, vedi come... Sì, intanto sblocco le partite, questo qua del terzo. Prendo un po' la mano. Sì. Comunque si è perto. Ma il problema non è vincere o perdere. Sì, comunque te ne tenerà punti anche se perdi, se ti fa quella ventura. No, sto perdendo. Ma vabbè, perdere 1-0 ci sta. Se ti continua a fare lo stesso evento, ti dà il giocatore poi, capito? Allora, ti aspetta, vediamo. Stai facendo il primo evento, giusto? Sì, sì. Bravo, quello devi fare. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Messi! No. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Forse, ma perché non ti fai poi il tutorial sui tiri, sui passaggi? Perché ti spiega come devi tirare, basta. Perché adesso tu stai giocando a cazzo, capito? No, sto cercando di capire con piano piano come salire. Ma se magari ti fai un allenamento. Allarga il gioco. Vai dove ti dice allenamento dei team, no? Chi pensi possa essere l'uomo che davvero diciamo impari di più. Marcos Llorente per la sua versatilità principalmente. Che ti fa ripetere che ne so, mentre in carriera gira quasi sempre come frangiflutti davanti alla difesa, ma ultimamente è diventato un jolly di centrocampo, abile negli inserimenti a supporto della prima punta. Ha senza dubbio.
Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Madonna, come me la prendo qua. Tenta! Dai, ma scatta proprio. Scatta male. La spinge in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Jordan Henderson con il fallo. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. La piccola scarpata. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. E quanti capelli c'ho questo? Nulla. Fuori. Si riprenderà con una rimessa laterale. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Perché fallo netto se non è fallo? Facciamo i polemici come prima, eh? La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Se ne va. Respinge il tentativo dell'avversario. Buona l'opportunità con questo corner. E qua me la segno, qua me la segno, qua me la segno, qua me la segno. Libera al momento giusto. Preferisce andare sul sicuro e spazza. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Avanti, avanti, avanti. Grazie, avanti. C'è ancora una rimessa laterale. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Ottimo disimpegno, fondamentale. E passa. Moi Gomez prova ad andare via con eleganza. Non si faccia. Palla riconquistata immediatamente. No, no. Non vado. Moi Gomez. Non si tira indietro e conquista il pallone. Oggi non gli danno tregua. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Jordan Henderson allunga il piede verso il pallone. C'è l'opportunità per il contropiede. Moi Gomez
Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Scodella in avanti. Perché la sfera verrà rimessa in gioco dalla bandierina. Decide di giocare la corta. No. Cross in arrivo. Ha ragione a disperarsi. C'erano diversi compagni in buona posizione. C'è Messi? Messi! Morata! Morata! Non si passa! Grande occasione, ma palo! Ha colpito molto bene il pallone qui. Sfigato, porca puttana. Per cui c'è da arrivare alla porta e comincia a prendere attraverso il palo. È così. Perché non sai tirare? Grazie, signor Peter, non mi consoli. No, 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 ma non è che te lo dico come insulto. Te lo dico che non sai, non sai tirare. Non c'è l'angolazione giusta. Non sai ancora. Ma così dico io. Se ti prendi il. Vai il tutorial lì. No. Ci saranno 3 minuti di recupero. Guadagnano un ottimo calcio d'angolo. Eccolo qua. Mamma la segna. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Ok. Ottengono una rimessa laterale. Rimessa battuta, ma cerca la gran conclusione. Vuole la profondità. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Non arriva a destinazione, un cazzo. La calcia con forza ed evita azzardi. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Che accelerazione alla fine della prima metà di gara. Sebbene ci sia un po' di delusione per non essere riusciti a cambiare il risultato, sicuramente le occasioni per riprovarci non mancheranno. Devono solo continuare a giocare come hanno fatto finora. Il bilancio al momento è positivo. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Che leggerezza! Devono stare più attenti! No, me l'ha portata via davanti. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Deve solo tirare! Un pallone quasi perfetto, quasi perfetto, ma non abbastanza. Cazzo, cosa ha lasciato? Quello che è. Questa è la mia esperienza, cazzo. Hanno aumentato i giri del motore, Luca, guarda come pressano. Sì, Fabio, l'intensità del pressing è cresciuta tantissimo. Cerca la porta! Cerca, ma la manca. Riesce a mettere fuori. Occhio perché ci prova! È parato. L'ha fatto uno. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Oh. L'affluenza di quest'oggi è di 70.987 spettatori. Ci ha fatto i soldi. Supera il diretto avversario. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione.
Se fanno i falli. Attenzione, una sostituzione. Questo che riporta sto scelto. Però prova a tirare. Bruttissimo fallo in aria. Sicuramente no, non rigore. Era in programma, ma niente da fare. Vanno dagli 11 metri. Porca, qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Non ci credo. Credo col suo rigore. Ha sferrato il gol, ma che spreco. Avrebbe del rigore, grande le sorti della gara. Non so se gli ricapiterà un'occasione così. Lucio del best. Occhio alla conclusione. Decide di non rischiare. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere Morata. Piuttosto sfortunato qui, però il pallone è uscito di un nulla. Forse avrebbe potuto calciare meglio Fabio. Sì. Da quella posizione almeno la porta la devi prendere. Devi prendere, lo so, sto imparando. Sì, ma Uncio, senti, ma a me fatti il mi sto avvicinando. Evita l'avversario con un dribbling elegante. Llorente commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. No, non fatto finisce niente. Sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Non ho fatto niente. Attenzione, un cambio. Non passa niente. Okay, la difesa non si fa sorprendere, okay. Spazza. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Fallo, nessun dubbio. Ma questo è per il tocco che sembra fallo. Oh no. Cambio di giocatori. Riprendi lo stesso. Si fa trovare al posto giusto e allontana. E il difensore respinge. Fa avanzare la manovra. Spazza via senza fronzoli. Ecco un'occasione di contropiede. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Qui può partire il contropiede. Non riesce a mantenere possesso. E il direttore di gara decreta un calcio di punizione. E qui ci poteva stare anche l'ammonizione. L'arbitro l'ha graziato. È già stato ammonito e lo sapeva, ma si è lasciato trascinare. Devi capire quanto è stato fortunato questa volta. Non ho fatto niente. Un muro di Berlino. Se ne va con un gioco di prestigio. Non c'è quello di prestigio, il cazzo c'è il fiocco. Cross verso il centro, intervento fondamentale. Stanno facendo di tutto per vincerla, secondo me attaccheranno fino allo scadere. Tapia. Che botta! Adesso! Bel tiro! Sono andati vicini al gol!
Questa però è sfortuna, Fabio. La traversa gli ha negato il gol, ma il tiro resta eccezionale. Lungo passaggio in avanti. Spazza via. Si riparte con un fallo laterale. Dalla distanza. No, che sbaglio. In quanto l'uomo indica 4 minuti. Prova a fare tutto da solo. Riceve in ottima posizione. Ha spazio per provare il tiro. Attenzione al tiro. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. 40.000 tiri in porta, porca puttana. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. La butta via, non trova altre opzioni. L'arbitro ha già guardato l'orologio ed è fischio finale. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Ricambio ringraziamenti. Tiri totali 14. Loro due. Fatti il tutorial dei tiri, Uccio, anche a me, dei passaggi. Arrivo subito con la mano, faccio. No, frega tu. Arrivo subito. Uccio no, vai sul tutorial dei tiri che ti faccio, ti spiego come cazzo devi tirare, devi passare la palla. Andare nel tutorial, devi andare. No, devi uscire dal gioco. No, devi andare in altro. No, allenamento credo che tu debba fare. Devi andare allenamento, ecco lo so, bravo. Allenamento e fai allenamento libero. Guarda, la cosa migliore all'inizio, no? Va bene, guarda. E parliamo un po' per punizioni. Ma allenamento libero è meglio perché tu puoi. La questa delle punizioni non ti servono, Uccio. Torna indietro. Ok. Non ti servono le punizioni, cioè, no? Questa è una cosa più in là. Vedi, questo le punizioni non. Non ti serve imparare questo. Fai allenamento libero, senti con me.
torna indietro. Premi select, select o start, ok. Menu allenamento di far bravo. Fai allenamento libero. Benissimo, allora così. Però devi impostare le robe. Allora, se premi select non ti puoi impostare le robe. Premi start. Cosa ti dice? O select, non mi ricordo qual è uno dei due tasti. Sono quei due tasti speciali. Attacco, fai attacco. No, Uccio, calma, torna indietro. Devi fare attacco, tiri. No, questo è l'elenco dei comandi, vai indietro, non c'entra niente questo. Questo ti spiego come devi fare, non c'entra niente, Uccio. Torna indietro. Allora, devi fare menu allenamento. Vai, menu allenamento. Clic, impostazioni, no, vedi che c'è impostazioni, Uccio. Torna indietro, Uccio. Non so come spiegartelo. Torna indietro. Allora, vedi che c'è impostazioni. Premi la X. Vedi? Impostazione allenamento. Clicca impostazione allenamento. E c'è un po' di delay. Allora, devi cliccare impostazione allenamento. Ok, perfetto. Medio. Giocatori, squadra I, metti 1. Solo il portiere, praticamente. Tu 11. No, i tuoi 11. I suoi AI... devi mettere... No, torni dove era, Uccio. Torni dove era. No, scherma. Impostazione allenamento, Uccio. Ok, giocatori, squadra AI, che sarebbe il computer, metti 1. Il minimo, 1. Perfetto, torni indietro. Indietro. Premi sempre indietro. Ok, adesso vedi che lo sto uscendo dal campo. Adesso tu devi imparare a passarti la palla e a tirare in porta, capito? Adesso non hai nessuno che ti rompi i coglioni. Hai solo il portiere, così impari a tirare, capisci? Questo è il miglior tipo di allenamento che puoi fare. Allora, se premi select, quella roba sparisce. Select sarebbe dall'altra parte di start. Quella roba sparisce. Vabbè, dai, no. Ok, perfetto, benissimo. Ora, impara a passarti la palla, tre giocatori. Ok, poi quando vuoi tiri. Però, Uccio, allora, impara pure. Non devi per forza passarla di prima, Puoi anche camminare con i giocatori. Niente, la passa di prima. Ok, cerca di imparare a camminare, non di passarla di prima, Uccio. La passano male, se sono girati di schiena, la passano male. Vedi, impara. Per esempio, la puoi passare quello in fascia? Lo miri e gliela passi. Mira quello in fascia. Vedi quello in fascia in alto? Passagliela. Ecco, impara a tirare. Questo è il miglior modo che puoi imparare così. Perché c'è solo il portiere contro. Fai vedere come corri. Vedi che corre. Ok. Ecco, devi imparare a caricare il tiro. Così adesso puoi sbagliare tutte le cazze di volte che vuoi. Tanto c'è sempre tu il portiere. Ok, impara ad andare di prima, passare. Ok, bravo. Ecco, però non tira sempre di prima, perché se è girato di schiena la passa male. Non ci sono fatto che... Perché tiri troppo forte. Allora, tu più vicino sei alla porta e allora, quando sei proprio vicino alla porta, più di metà non tirare mai. Vedi? Allora, impara a muoverti, a passare la palla. Bravo. Impara a passare per dire, io voglio darla a quello. Ecco, impara a fare questo, non a caso. Ti dico, la voglio passare a quello. Vabbè, così è facile. Portiere mongoloide. Non so, incomincia a imparare. Vuol dire, la voglio dare a passare a quello. Impara come fare. Sbagliato. Non a caso, perché tu adesso stai andando a caso, Uccio. No, ora la stai passando a caso. No, non sapevo, sono scappato a caso. No, ma tu proprio la stai passando. Tu premi il tasto e lui in automatico la passa a quello più vicino. Tu devi imparare per dire, la voglio dare a quello lì. Capito? Anche il passaggio alla carica, quindi se tu carichi ma al massimo, lui carica, tira la passa al massimo.
E tu impari, dice, la voglio dare a quello. Lo vedi che c'ha la direzione a chi la passa? Lo vedi? Okay. Quello è la direzione in base a dove tu premi, Uccio. Cioè, a tu, dove tu mandi il giocatore. Dove tu stai guardando con l'analogico di sinistra. Quindi, ecco, se tu... Ecco, stai calmo un attimo, col pallone. Lo vedi che c'è quella freccetta? Sì, lo vedo la direzione. Con la freccetta ti indica a chi la passa. E sei tu che decidi a chi passarla, vedi? In base a dove corri. Dai, tira. Ma perché non toccare il tiro per adesso? Impara solo a passare la palla. Devi imparare, vedi, la voglio dare a quella in alto. Come faccio? Ma non mi fai vedere che la dai a quella in alto, Lucia? Mi fai vedere che la dai a quella in alto? Quello sopra? No, no, non mi puoi far vedere. Quello in alto, sopra. Uccio, quello in alto, quello in fascia, quello tutto sulla fascia. Senza fare, voglio un passaggio diretto a quello che è sulla fascia. Non lo fai, non fare nulla, non toccare nulla, non toccare nulla, non toccare nulla, non toccare nulla, non fare nulla. Vabbè, niente. Non fare nulla, non toccare nulla, non toccare nulla. Lo vedi quello che sta scattando in alto? Gli passi la palla a lui. Quello tutto a sinistra, lo vedi? Che sta sulla bandierina. Glielo dai a lui la palla, voglio vedere come fai. A quello che sta sulla bandierina, lo vedi? Dagliela. Lo vedi che non lo fai, lo vedi che non lo sai fare. Non riesco, non riesco. Non riesci, perché non riesci? Devi capire perché. Così impari a giocare, capisci? Perché c'è un altro uomo di mezzo, non riesco. No, devi tenere premuto il passaggio forte nella sua direzione. E vedi, mi è scappato così. Tieni premuto il passaggio. Vabbè, ma cosa c'entra il tiro, Uccio? Ma perché il tiro? Non lo usare. Impara a fare una cosa. Quindi adesso tu, concentrati sul passare la palla. Allora, sempre a quello in fascia. Tieni premuto al massimo verso il ma vedi che la dai a questo. Tu non riesci a darla a chi vuoi tu. Tu la dai a caso. Tu la dai a caso, Uccio. Se non impari una cosa alla volta, se tu non impari a darla a chi vuoi, tu non stai giocando, tu stai premendo i tasti. Ok, dalla a quello sopra. Lo indirizzo, bravo, quello sopra, dalla a quello sopra. Vedi, adesso stai decidendo tu a chi darla la palla. Okay. Madonna. Impara a fare, fai un cerchio, ti passi la palla a cerchio e la dai da una parte e dall'altra. No. Perché tiri, Uccio? Quindi devo imparare pure quello. Sì, ma impara a fare una cosa, poi impari a tirare. Cioè, se te ti mischi le cose, non imparerai mai. Impara a passare a chi vuoi la palla. Poi impari a tirare. Tirare e poi vediamo. Impara a passare la palla prima. Dalla a quello sopra sempre. Fammi vedere come fai. Dalla a quello sopra. Ok, ora dalla a quello dall'altra faccia. Voglio vedere come arrivi. Allora, Uccio, il passaggio ha una carica. Se tu tieni premuto, vedrai che la passa forte. Guarda. Ti faccio vedere. Tieni premuto al massimo verso un giocatore. No, devi sempre tenere premuto. Al massimo, più forte che puoi. Tieni premuto sempre. Il passaggio. No, tieni premuto, Uccio, tu lo molli. Tieni premuto al massimo. Come che vuoi tirare al massimo? Però col passaggio. Lo vedi che tira forte? La può mandare anche dall'altra parte della fascia. Dipende, quando tu tieni premuto, il passaggio diventa forte. Vedi che la passa forte? La vedi che lanci lui che fa col passaggio? Ecco, te impara questo. Perché adesso tu stai passando a cazzo. Te devi imparare a passarla a chi vuoi tu. Ma no, ho sbagliato. No, vabbè, ma ci sta. Piano piano lo si impara. Adesso ti passi la palla, arrivi davanti al portiere e tiri. Cerchi di metterla all'angoletto. Okay. Vedi che fa il passaggio lunghissimo se tu carichi al massimo? Quello buono. Vedi che la può passare anche lontana, a quello sulla fascia, lo vedi? Bravo, vedi? La può passare, dipende quanto schiacci. Dipende quanto schiacci, lui tira forte. No, Uccio, non tira così. Allora, ti spiego una cosa, Uccio. Quando il giocatore non guarda dove deve passare la palla, cioè non è nella direzione in cui deve passare la palla, la passa male. Cioè tu per passarla bene devi guardare il tizio a cui vuoi darla. Vedi come è fatta adesso che ha fatto un movimento con la schiena? La passa male, perché gira tutto di schiena. Tu devi sempre guardare chi vuole la palla, per fare un buon passaggio.
Vedi, impara a passarti la palla. Esatto. Ah, io, cioè così, impara a passarti la palla. Prima impara a passarti la palla, poi impara a tirare. Tanto a tirare una cosa alla volta. Ok, prova a fare un tiro da fuori aria, vediamo come cazzo lo fai. Ok, va bene, già stai pari, pari a... Vai, ti passi un po' la palla e poi tiri. Ti passi un po' la palla e poi tiri. Così almeno impari un attimino a... Prova a cambiare, tipo andare sopra, sotto, capito? Niente, tira, Vucci. Due tasti, Vucci, non ti puoi sbagliare. Uno... Ricorda, il passaggio è quello più in basso. Il tiro è quello a sinistra, non ti puoi confondere. Vedi che se tu tieni premuto lui la passa forte? Vaffanculo. Hai caricato al massimo. L'ha mandato sulla luna. Allora, calcola una cosa. Quando sei in aria, se tu tiri più di metà la manda sulla luna. Ma non si gira tutto. Esatto. E poi quando tiri tu devi indirizzare dove la vuoi tirare. È come il passaggio, è uguale. Tu devi indirizzarla dove vuoi tirare. Vedi che fa passaggio forte perché è caricato al massimo. Ecco, questa cosa non la devi mai fare. Tipo, ecco, questi passaggi di schiena non li devi mai fare. Non va mai dove cazzo voglio. Eh no, perché devi imparare prima a passare la palla, poi impara a tirare. Ok, tu mi... Esatto, miri il giocatore. Bravo. Uccio, non vedi che carica al massimo lì. La manda sulla luna. Allora, quando tu tiri, devi dare la direzione, come il passaggio. Devi dirgli dove vuoi che vada la palla. E si fa con... si fa con... dove, come tu muovi il giocatore. Devi usare praticamente la direzione di dove muovi il giocatore per la direzione dove vuoi tirare. Ecco, ti conviene caricare al massimo. Fai una cosa breve. Fai una cosa breve sui tiri. Fai una cosa breve. Vedi che poi il passaggio, vedi che riesci a farlo poco. Invece il tiro, non so perché, lo carica a mille. Non è facile sto gioco a tirare. E poi quando ti impari è bello tirare con sto gioco rispetto a FIFA. Perché c'ha la carica che è figa. Ecco, non tirare mai di schiena in quel modo. Devi sempre guardare la porta. Sia quando la passi che sia quando tiri. Devi sempre guardare dove passare la palla. Se no la passano male. Ecco, sti movimenti che tu fai di schiena sono sbagliati. Perché in partita poi te la passa male la palla. Dato che non sai tirare, bravo, fai quel tipo di azioni. Cioè che proprio arrivi, gliela passi, davanti alla porta, tocchi un attimino e sei. Ci sta anche giocare così all'inizio. Vedi? Impara a darla dove vuoi. Però indirizza, Uccio, perché sta passando a cazzo. Fai una cosa, Uccio, invece di passare la palla adesso, ti avvicini e tiri. Senza passarla, senza passarla, senza passarla la palla, Uccio. Uccio, senza Adesso passare la palla. Ti si prendi prova. un giocatore, ti avvicini al portiere e cerchi di segnare. Tira alto. Ok. Eh sì, perché guarda quanto è caricato, Uccio. Ne ho visto. Allora, lui adesso la rinvia. Il giocatore che stoppa la palla, tu ti avvicini al portiere e cerchi di segnare. Senza passare. Devi fare un cazzo, ti avvicini solo avvicinato. Così impari, ti impari, esatto. Corri, fino ad arrivare lì. Quando sei vicino cerchi di segnare. Bravo, ecco, fai la stessa cosa con questo, vai. Visto? Ok, così impari a tirare. Bravo, eh. Così impari a tirare.
senza passarla la palla adesso. Cioè, impara una cosa alla volta, eh. Vai con questo qua. Okay. Perché da lì, Uccio? Perché tira da lì? Vediamo cosa c'è. C'è niente. Ehi, la Madonna, Uccio. Ok, vai con questo. No, Uccio, non ti girare di schiena, ti ho detto. Devi sempre guardarlo il portiere. Devi guardarlo in faccia il portiere per tirare. Uccio carica al massimo. Si emoziona, Uccio. Quando deve tirare si emoziona. Vai con questo, senza passare a nessuno, vai. Ti avvicini, cerchi l'angolo, vedi? Lui è sopra, cerca di tirare sotto. Ha preso in faccia l'altro, va bene, va bene. Vedi lui dov'è e tu tira dall'altra parte. Oh, bello, piazzato, così, vaffanculo, vai Uccio. Vai, vai. Senza passare a nessuno, vai. Vedi dove il portiere tira dall'altra parte. Perché Uccio? Perché non la stoppi? Non capisco. Vai, vai, vai. Bravo, vai, vai. Bravissimo. Vai, corri. Ti fai un 1-1 contro il portiere e la tiri, vai. Senza tirare a massimo, magari. Impari a muoverti un attimino, no? Ok, hai tirato centrale adesso. Ecco. Vedi perché tira male di schiena? Perché si deve, non riesce a sì, ma è normale. Qualsiasi giocatore, se si deve girare in quel modo, che è sgobbo, cioè che è un gobbo di Notre Dame. Ecco, e ha tirato da là. Che cazzo, c'ho due tasti, sono. Fai confonderti. Sono due tasti, c'è uno... poi uno sta sotto e uno sta a sinistra. Quindi come fai a confonderti? È ancora modo spirare sta cosa. Cioè, ancora non abbiamo toccato né il filtrante né il cross, non ci abbiamo toccato niente gli altri tasti. Va bene, anche se sbagli. L'importante è che tu capisci. Adesso te la passerà lui, ok? La passa verso il portiere. Ok. Vai. Ah, oh, troppo fatto. Sì, ma cerca di non, cioè, di non sgobbare troppo verso la porta, cerca di stare sempre in direzione. Va bene, va bene. Almeno così vedi, secondo me sta migliorando più così. Oh, hai visto? Ti sei, hai visto che hai guardato dove dovevi tirare e l'hai messa lì? Poi un consiglio, Uccio, quando sei davanti al portiere, il tasto della corsa lascia sta. Perché rischi che te l'allunghi, capito? E non riesco a tirarlo. Esatto. Diciamo, impara solo a correre per arrivare in porta. Poi, da qui in poi basta correre. Quando sei vicino, basta correre, Uccio. Tira, angolato. Buono, beh, vedi, vedi? Così, vedi, stai imparando a tirare. Il cross è l'ultimo a destra. Devi tirare a metà, Uccio. Il cross è l'ultimo a destra. No, hai cambiato. No, hai fatto una cosa che non dovevi fare. Va bene. Premix che gliela passa, dai. Ecco, alla luna, alle stelle. Va bene, Uccio. Però dai, stai imparando. Cioè, stai imparando almeno a muoverti, a passare la palla dove vuoi. Dai, bravo così. Va bene così. Bravo. E tira. Niente da fare. Io te le taglio con le mani, Uccio, te le taglio, ti giuro che te le taglio con le mani. Sono due tasti, Uccio, ma tu lo sai che dovrei usarne quattro di tasti, sì? Più due di sotto e due di lato, lo sai, sì. Cioè, se te ti confondi adesso con due, beh, vedi che tu la volevi mettere lì questa volta. Io l'ho capito che la volevi mettere lì.
Cuccio, ci si becca stasera, va là. Okay, bene? Tanto fra pochino. Va bello. Ciao bello. Thank you.